Bene, signori, siamo tornati con Mafia. Sono riuscito a sfondare il tetto di 48 fps perché ho disattivato la sincronia verticale. Ehi, ti vogliono di sopra. Salgo subito. È guerra, Tom. Da oggi in poi siamo in guerra. Maledetta sincronia verticale. Sincronizzazione verticale, come cacchio si chiama? Nelle impostazioni, non pensavo che fosse quello che mi stesse fottendo, onestamente. Comunque, la parte precedente ha il copyright perché c'era una canzoncina di mezzo quando inseguivo il tizio che dovevo ammazzare. Però mi scazzava a tirare giù la parte e cioè tagliare quel pezzettino. Boh, mi sembrava da stupidi. È vero che è stato il Don a fare fuori Carlo e non tu? Già, non un bello spettacolo. Ha ancora sangue nelle vene, a differenza di Carlo. Carlo è bello morto. Facciamoci un giro perché ho la sensazione che non manchi poi tanto alla fine del gioco, quindi ci converrà goderci diciamo, le ultime cose da fare. Che sia anche fare una passeggiata nel nostro bar. Praticamente, guardate le armi. Porca loca. Comunque là, dobbiamo andare di sopra. Ma dove cazzo sono le scale? Ah, giusto, le scale sono qui. Tieni lontano dai guai. Voglio guardie e sentinelle al lavoro per tutto il giorno, qui, al magazzino e in tutti i nostri business. La gente sotto la nostra protezione. Dimentichiamoceli. Siamo a noi finché non sarà finita. Terrò a mente chi si è messo dalla parte sbagliata. Aspettate una cosa, perché questa porta in realtà non è mai stata aperta. Vedete che c'è dietro. Sono mai entrato qua. C'è un corno, mica almeno un fumetto potevate mettermelo, no? Che diamine. Neanche un dannato fumetto. Ok. Ragazzi sono in posizione. Bene. Possiamo fare la nostra mossa? Tra poco. Prima dobbiamo indebolirlo. Morello ha sul libro paga sbirri, politici, addirittura giudici. Noi non possiamo pagarli tutti. Li spaventiamo e poi li spingiamo a lasciare la nave che affonda. Accoppiamo il fesso giusto. Così tutti gli altri capiranno che rimanere con Morello È una scelta di merda. questo se merita il cappotto di legno più di tutti. Ghellotti. L'assessore è incazzato per la morte del figlio, quindi non tradirà mai Morello. Cristo, quel bastardo è una spina nel fianco dal 32. Voglio occuparmene io, capo. Perché credi di essere qui? Vinny ha organizzato tutto. L'assessore festeggerà il suo compleanno con un ricevimento su un piroscafo. Ha fatto le cose in grande, alcolici, donne, fuochi d'artificio. Farà anche un discorso per la stampa. Che tipo di sicurezza? Le solite cose, direi. Sì, ci sarà qualche uomo armato. Ma nessuno degli invitati muoverà un dito per proteggere quel pezzo di merda. Ok, vado alla festa e gli piazzo un colpo in fronte. Rallenta, giovane. Ghillotti è corrotto, ma non è stupido. I suoi perquisiranno chiunque salirà sul battello. Non puoi mancarti con un'arma. Quindi, come... Lo butto nell'acqua e vediamo se galleggia. Non fare il cazzone con me, gli sparerai lo stesso, porca puttana. Una volta a bordo ti dirigerai a prua. Abbiamo pagato un inserviente per nascondere un revolver in bagno. Poi te ne starai tranquillo. Socializzi, nascondi le tue vere intenzioni fino all'arrivo dei ghillotti. Aspetti che il bastardo inizi il suo discorso e solo allora gli piazzi una pallottola in mezzo agli occhi. Devi farlo in pubblico così che se ne parli. Certo, ma il piano per farmi tornare a terra? Sam e Polly ci stanno lavorando giù al porto. Raggiungili e ci penseranno loro a spiegarti tutti i dettagli. Ok. Ghillotti è un uomo morto. Dopo stasera non sarà più un problema. Sì, va bene, ci conto. Buona fortuna, Tom. Non ricordo sta missione. Missione del porto. No, la missione della nave, non del porto. Se il signorino avesse capito un passo un po' più veloce, ci arriverei in tempi un po' più celeri, no? Ci sono lì. Qui non posso fare che è tutto sbarrato, porca troia.
Come un assetto da guerra. Armi ovunque. Vabbè, prendo questa auto. Non devo neanche parlare col tizio per farmi dare un'auto. Ok, allora. Non so quanto è lontano il porto, ma dato che il signorino non parlerà da solo, ragazzi, io taglio quel let's play. Ci vediamo appena arrivo a destinazione. Ci siamo. Ok. Trova se... Vediamo. Attenzione, attenzione, ora vi riceveremo a bordo, ma dovrete presentare i biglietti. Dovrete anche perquisiti per motivi di sicurezza. Vi ringraziamo. La famiglia più distinta della città. Senza dubbio. Questo qua è. Ah. Fino a stati compriamo a bordo della Stephen Queen. Anche la bella, bella, bella. Terrence, ci sei anche tu. Ci saranno i fuochi d'artificio, hai sentito? Non mi dai l'idea di uno con l'invito. Gli amici che ho io sono di tutt'altra risma. Beh, ecco il nostro piano. Lì dietro c'è un marinaio del vaporetto. È scivolato e ha sbattuto la testa. Ma la sua bella divisa bianca è a posto. Grazie, vado a cercarlo. Scivolato. Altra nota. Richiesta di sicurezza di Gilo. A chi di competenza scrive in merito all'imminente evento da me organizzato da solo Stephen Queen. Oggi un amico mi ha avvertito di una potenziale minaccia per la mia persona. Per tale motivo alla festa saranno presenti i miei addetti alla sicurezza. Mi aspetto inoltre che vengano messi a bordo solo gli ospiti puniti di biglietto. Il suo equipaggio non accede all'area del bar in cui saranno messi i miei amici più intimi. Tutte le persone dallo Stephen Queen segnali subito qualsiasi comportamento sospetto. Vabbè. Non cambierò niente. Mettino. Dov'è qua dentro? Dove è scivolato negli spogliatoi? Trovato. Ma lo troveranno il corpo. Potrebbero trovare. Oltretutto abbiamo il biglietto. Finalmente hai trovato un lavoro onesto. Ricorda, sii disinvolto. Aspetta che parta il battello e prendi la pistola. Il custode l'ha nascosta in un bagno. Ok. Poi sali sul tetto. Aspetta che Ghillotti finisca il suo discorso e fallo fuori. Poi come me la fido? Oli ha rubato un motoscafo. Finito il discorso, iniziano i fuochi d'artificio. Appena li vediamo, partiamo. Cercate solo di arrivare in tempo. Non preoccuparti, andrà tutto liscio come l'olio. Sei un figurino, Tommy. Se la divisa non si rovina, tienile. Te torna proprio. Pezzo di merda. Sei quello nuovo. Cristo, te la sei presa comoda. Tu credi che ce la farà? Di sicuro riuscirà a far fuori Ghillotti. Ma per scendere dalla barca gli servirà un angelo custode. Non gli serve un fottuto angelo. Ci siamo noi a guardargli le spalle. Andiamo. Ricordo la missione di Hitmon. Manca molto? No, stavo andando a pulire i bagni. Ho sentito degli ospiti lamentarsi. Pulisci i bagni di tua spontanea volontà? Ah, come vuoi. Lì c'è uno straccio. Controlla ogni ponte. Non che li voglia come vicini di casa, ma... ciò doveva insospettirlo. Perché ha pulito la sua spontanea volontà. Questa nota che dice? Portando lungo il West River fino a Center Island, la splendida Beach Hill, che Bean Hill. Rimarrete incantati dalla costa di St. Paul, mentre ci avviciniamo alla chiesa con i fuochi d'artificio preparati per il grande evento. Non vedo l'ora, guarda. Vedrò di scendere da questa barca.
Qua non posso passare? Grazie, mi fate da scudo. Che roba coglione. No, ciò che mi preoccupa sono questi qui che cantano. Non vorrei ci fosse del copyright. Cazzo! Facciamo così, continuiamo tutto. Per caso ti ho già visto da qualche parte? No, non credo proprio. Giurerei di sì. Eri forse col sindacato? No, spiacente, non sono di qua. Perfetto. Facciamoci un giro. Vediamo. Mi sa che l'ho messo. Ci sono fumetti anche. A notte. Tipo. Che c'è? A parte noi. Quanto possiamo entrare? Oh, vedi. Un'altra nota. Mio caro Roberto, voglio innanzitutto scusarmi per non poter essere presente alla tua festa di domani. In città c'è parecchia tensione, non sarebbe saggio da parte mia farmi vedere in pubblico. A questo proposito, credo che tu abbia già ricevuto gli uomini che ti ho mandato a proteggerti. Se io sono in pericolo, siamo tutti. Non preoccuparti, goditi il tuo giorno. Presto salire sarà sottoterra insieme a Franco Letti. Solo allora potremo festeggiare come si deve il tuo compleanno e tutti quelli che Ennio Salieri non vedrà più. Marco. Ok, qua è un bel vicolo cieco. Posso passare? Neanche qua. Devo parlare con il custode. Dove diavolo dovrebbe essere il custode? Qual è lui il custode? Senti, Marinaretto, vai da un'altra parte. Marinaretto si chiama tua madre, che è sotto 3 metri di terra. Ancora non ci credo che mi abbia invitato. Ehi, riservato agli ospiti. Ho capito. Aspetta, un'altra nota. Il capitano William R. Porter e l'equipaggio della Lost Haven qui ci porteranno lungo il West River fino a Central Island e la splendida Beach Hill. Rimarrete incantati dalla costa di St. Paul mentre ci avvicineremo alla chiesa con i fuochi d'artificio preparati per il grande evento. Yeah! Non puoi entrare. Yeah! Per caso hai visto il custode? No, ma se dovessi scommettere direi che è ubriaco in sala macchine. Questa di lusso questa. No, c'è un fumetto. Tipo lì dentro. Posso entrare? Da dove credi che arrivi? Ah sì, in cucina posso entrare. Grazie, tanto voi non lo leggete. Ehi. Che? Cucinate, cucinate, devo solo prendere il fumetto. Let's go. Mi riconosce. Ed è una cosa che mi spezza il cuore. Che bello comunque, ho fatto veramente bene. Lo devo ripetere ogni volta che mi è possibile. Mi piace proprio questo remake, fatto bene, cazzo. Anche perché le missioni sono una dietro l'altra. Ci hai messo parecchio. Tommy, giusto? Ho nascosto la pistola nel cesso di poppa, sul ponte di mezzo. Vale a dire? Esattamente sopra le nostre teste. La chiave è lì sul tavolo. Andiamo, questo qui è ubriaco, ma ci possiamo fidare. Potrebbe spifferare tutto. Pronuncia di nuovo il mio nome e ti ritrovi a galleggiare in acqua. È chiaro? Sì, sì, ok. Sì, quanto può essere chiaro per un ubriacone, guarda. Recupera l'erba. Qui che c'è? Vada. È nato qui. Ok, quindi... Wow. Solo per le pupille. Io so chi sei. Tu sei uno di Salieri. Cosa avresti intenzione di fare? Tanto per cominciare ti prendo a calci in culo. Questo. Buttalo giù. Oh Jesus. Si può buttare dall'altra parte? Ciao! Allora evitiamo. Avanti. Dove cazzo sei? Avrei preferito raccolto 45, però vabbè. Va bene anche il revolver, dai. Due revolverate, lo facciamo fuori. Punto d'osservazione.
Oh, salve capitano. Wow. Attento a dove vai. Wow. Si può avere abbastanza proiettili, guarda. Un altro. 11 su 20. Piccoli detective. Tanto per scendere da qui sarà un mezzo casino, già lo so. Nel primo Mafia era più sbrigativo. Qua non lo so se dobbiamo fare altri scontri a fuoco per uscirne. Ehi, Joe. È stata godendo la festa? Basta che il bar resti aperto. Bene, bevene uno per me. Grazie di essere venuti. Eccovi, grazie a tutti, grazie. E benvenuti a questa mia vesticciola. Dunque, come sapete, è stato un periodo difficile. 3 anni fa mio figlio Billy ci ha lasciati. Una pedina innocente in una guerra mortale. Una vittima della malattia chiamata criminalità organizzata. E da quel giorno vivo con l'obiettivo di debellare questa malattia. Quest'oggi siamo qui per festeggiare il mio 50° compleanno. E un futuro migliore per Lost Heaven. Condurremo i criminali fuori dalla città. Li affogheremo come topi di fogna. Grazie, grazie a tutti. E ora via allo spettacolo. Ho detto da un criminale. Buonanotte. Quello con i pugni voleva menarmi. I pugni voleva menarmi. Io ho armato lui. Guarda, rimanete fermi però. Se ne saliranno qua. Qualcosa mi dice che saliranno qua. Oh. Un cazzo! Ma detti fuochi d'artificio di me. Ok, non andò. Tre colpi a testa, già posso fare. Tanto c'è il kit di affianco, non lo so. Anche se perdo un po' di vita, non importa. Ok, no, intanto ne sta salendo un altro. Di armarci un po' più pesantemente. Ma è Sam. Ma che cazzo è quel due? Va bene. Che poi non ho controllato, ma sti cazzo di kit. Merda, posso usare una volta sola e basta. Bravo. Levati! Aspetta. Ok. Ok. Manca l'altro. Dov'è? Mi devi sparare, guarda, con lo stronzo di 18. Ok, è andato. Perché sono in posizione fetale in terra, bro? Terrore. Di sotto. Ah ah! Sei bello che stecchito. No, è sotto, sotto, sotto. No problem. Cazzo, ma non posso saltare! Mica, potevo mettere la possibilità di saltare. Gesù Cristo. Che parto, levatevi dalle balle. Dato.
si butta giù. Questa dove? Aspetta, questa spanna. Questa. Vai di riparo. Che sono sotto. Sono. Spettacolo. Di poco. Andate peggio, no? Potevi riverneggiare il muso del treno. È stato solo un colpo di fortuna. Sergio Morello è sempre stato fortunato. Ha più cervello del fratello, poco ma sicuro. Lo prenderemo, capo. No, non è più roba vostra. Non è destino che lo ammazziate. Ci penserà l'uomo che ha fatto fuori Ghillotti. Tommy è il terrore di tutti i politici. Secondo me riuscirà a inchiodare Sergio. Cosa dovrei sapere su questo tipo? A parte il fatto che ha più botte di culo che anima. È la maggior fonte di guadagno di Morello. Controlla i sindacati. Questo significa che governa i porti e ha la possibilità di tassare tutto ciò che arriva in città. Facendolo fuori, spazzeremo via gran parte dei guadagni di Morello. Qualche idea per arrivare a lui? Giusto per non finire come questi due. Certo, farlo saltare in aria. Una cosa artigianale. Collegalo al motorino di avviamento sotto la macchina e appena gira la chiave diventa una torcia umana. Il trasporto è sicuro? Non farla cadere, non scuoterla e non fumare. Sì, è sicuro. Boom! Boom! Fallo fuori, Tommy. Per i picciotti che ha ucciso. E per il denaro che ci ha tolto dalle tasche. Me ne occupo io, capo. No, inizio a vedere delle cose che non mi piacciono. Aspetta un secondo. Ok, ho dovuto rimettere la sincronizzazione verticale perché mi sono accorto che praticamente... Non lo so. È come se lo vedessi dimezzato alle volte nei movimenti dei personaggi. Non vi so spiegare. C'è una specie di linea e mezzo. Quindi no. Ritorno alla sincronia verticale. Che bella foto. La famiglia. La famiglia. Ma... ecco... Felice Peppone. Quindi siamo sempre in assetto da guerra. Più lento, mi raccomando. Qui sto giocando a circa 6-7 ore. Qui. Circa. Un tempo li frequentavo. Se Morello si sveglia con la voglia di andarci giù pesante, lo fa. Io dico che non lo fa. Non bene questo. Se c'è una cosa che ha... comunque, no, mi piace molto questo remake perché è molto veloce. Cioè, fa le missioni, c'è una dietro l'altra praticamente. Se vi mettete un giorno lo terminate tranquillamente. Io me la sto proprio comoda. Lo voglio anche un po' godere, quindi non ci sto giocando tanto. Sto facendo due let's play.
tutta una tua zia. Due let's play al giorno e basta. Quindi non sto giocando, diciamo, più del dovuto come faccio con altri titoli dove registro. Però è molto figo, molto bellino, mi piace molto. Allora ci sto pensando su se portare o meno gli altri Mafia, Mafia 2, Mafia 3, che sono solo rimasterizzati graficamente. Non c'è nulla di nuovo. No, credo. Magari c'è qualcosa di nuovo, non credo, c'è solo un restyling grafico e basta. Quindi sto pensando se riportarli o meno, ma non lo so, ragazzi, non lo so, anche perché c'ho altre serie in ballo già avviate. C'ho gli horror avviati, devo finire prima, diciamo, quelle serie. C'ho anche Dead Rising 3 che comunque dura un pochino, quindi anche quello devo vedere, insomma. Devo vedere. Comunque ci becchiamo per arrivo a destinazione. Ok, siamo praticamente arrivati a destinazione. Molti silenziosamente hanno stato sospetto. Ok. Ecco, deve essere l'auto di Sergio. Come faccio a passare? Puoi mettere in moto uno dei suoi gregari, comunque ce la faremo a prescindere. Un altro fumetto. Perché è proprio qui? Ok, è stato oltremodo semplice. Salviamo dalla cabina telefonica. Sì, torno prima di cena. Nel fine settimana andiamo a ballare. Possiamo lasciare la bambina con tuo padre. Ecco. Sì, sono qui. Oh, Cristo. Ehi, ferma! Me l'ero dimenticato che succedeva questo. Ah, oddio! Oh mio Dio! Oddio! Tommy, che sta succedendo? Devo tirarla fuori, già cotta. Andiamo, rispondi. Vieni. È stato un disastro. Devi riprenderti, Tom. Quello che è successo è successo. Non possiamo farci più niente. La fortuna di Sergio è agli sgoccioli. Ma di che cosa stai parlando? Sam e Paul l'hanno trovato. Al ristorante di George, al di là della città. Devi raggiungerle, Tom, corri. Ok. Oh shit. Devo dire che sono rese molto bene le scene, porca trota. Si guardano lo spettacolino. Cioè, ci hanno dato, non so, un tocco di realismo, no? Cioè, è già arrivata la polizia, comunque, la gente che guarda, no? Cioè, mi piace, sono fiero del lavoro che hanno fatto. Non c'è il timer, no. Non c'è nessun timer, quindi me la posso prendere tranquillamente. Ok, ci becchiamo appena arrivo a destinazione. Oddio, in realtà no. In realtà no, è qua dietro praticamente. Tom, stai bene? Sì, l'autobomba mi è andata male. Ne parliamo più tardi. Adesso occupiamoci di quel bastardo. Andiamo!
diavolo! Abbiamo un messaggio per te dal signor Salieri! No! Prendete ste buffoni! Ok, uno andato. Un altro andato. Oddio, scusa. Ma sbaglio, aspettaci. Ok, questo. Forza, sbrighiamoci! Inseguilo! Sergio sta scappando! Facciamo Jesus! No! Portatemi subito via! Ma dai! È scappato! Vai, picchialo, Tommy! Andiamo! Torniamo alla macchina e raggiungiamoli prima che quell'idiota si faccia ammazzare! Che... Resto vicino a sé. Si sta motandasse! Porca troia! Ma deve muore. No, deve muore. Ma tiene bene la strada, mi piace. Io troppo presto per parlare. No, no, tiene bene la strada. Perché tutte le missioni non me le hanno date su una moto? Avrò avuto meno problemi a guidare. Adesso ho avuto la pistola. Sì, ma sei una testa di cazzo! Dai, dai. E qua dietro. Questo camion ha raggiunto. Eccoli, eccoli. Prendetelo! Merdoso! Cazzo, perché non c'ho la pistola? Cosa sarebbe stato perfetto per fermare l'auto? Oddio, che succede? Sono parecchi blocchi. Impiccati! Cristo. Fuori dai coglioni. Se no vi aggiungete la moglie di lui che è diventata un'altra statistica. Ah! Posso impennare? Sì, ma cos'è tutta sta gente? Ah, ok, stanno. Scusate, dove sono. No, voi mi dovete spiegare dov'è che sono volato. Non c'era una rampa. Cosa possono le sghiere? Cazzo. Sergione. Che cazzo sta andando? Porca tre. Oh, si è bloccato anche lui. Minchia, sta troppo vicino. Sono un genio. Si è fermato così di colpo. Ok, la moto. Fatevi dei coglioni. Sono uno sputo di vita. Mi serve un kit, Cristo. Che minchia fate, idioti, ammazzate quel bastardo! Adesso ho tirato fuori la pistola!